Lo sapete che su questo canale si passa sempre da videogiochi a viaggi, vlog e altre cose. E tra quelle altre cose c'è sempre anche il mangiare. Io mi diverto a fare questi video e mi riempio la pancia, vinciamo due volte insomma. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Assaggiamo. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Quello che ho preso oggi è sempre un noodles istantaneo, solo che questo è in una confezione bella grossa, di solito anche di quelle che costano neanche poco, però questa era in sconto, quindi diciamo che mi è anche andata bene. La marca è la, scusatemi la pronuncia, non la saprò mai dire giusta, Ongyo Myeongpi, ed è la Energy. Non so se sia piccante, non so di cosa sia, non so come sia, ma quello che sappiamo è solito metodo di preparazione. Scartiamola, ecco qua. Devo dire che il packaging mi piace. Il piatto con ste cornina mi ispira un sacco e penso che lo terrò anche da parte. Appena riesco a togliere, ecco esatto, sto cartoncino. Ma che bello sto gatto diavolo, boh, non so cosa sia, però è carino. Vediamo cosa c'è scritto dietro. Niente, in cinese ovviamente. Non so neanche quanta acqua devo mettere o no. Però, come dicevo, questo è davvero bello. Questo credo che lo tengo anche da parte. Magari ci metto dentro le verdure. E apriamo subito qua. Ecco qua. Madonna mia, l'odore è incredibile, si sente già da chiuso. Abbiamo le solite bustine di liquidi che non sappiamo, bustine di polvere anche qui che non sappiamo, altra polvere che boh, e infine questi non sono i noodles classici ma sono quelli a tagliolino, quelli che ho provato una volta sola e non mi sono piaciuti tantissimo, però magari a questo giro mi ricredo, e la nostra solita forchetta pieghevole che terrò da parte. Quindi buttiamo tutto qua dentro, chiudiamo il coperchio e aggiungiamo l'acqua. Sono passati all'incirca 5 minuti. Questo ormai dovrebbe essere bello che pronto, io direi di scoperchiare, molto piano perché se devo farlo con una mano è pericoloso, ecco qui i nostri noodles, o meglio tagliolini giganti, belli, caldi, cattivi e pronti. Allora, io l'ultima volta che ho mangiato questo tipo di noodles non mi aveva fatto impazzire, forse più per il condimento che per altro, e se vi state chiedendo cosa sto facendo, sto mettendo, diciamo, un tavolo sotto per evitare di sporcarmi e per evitare anche di scottarmi. Allora, io direi di assaggiare il tutto. Come potete vedere, si è tutto mischiato, quindi la salsa, quella che penso fosse piccante, la salsa di soia, i semi di sesamo, c'erano, credo, delle noccioline o degli arachidi. E in più, se non ho capito male, questo dovrebbe essere un fungo. La consistenza è quella gommosa di un fungo, ma il sapore no, quindi non so cosa ho appena ingerito. In ogni caso, itadaki mammata, prendiamo una bella manciatina, se riuscissi a prenderli perché sono viscidi a discapito di quanto non sembri, esatto, di tagliolini. Sono difficili da mordere perché sono molto più, non duri, però difficili da mordere di quanto non sembrino, però ti dico, il sapore non è male, non è male, non mi aspettavo uno che fosse piccante e due che fossero tagliolini effettivamente quando l'avevo comprati. Come sapore purtroppo c'è poco da dire, c'è veramente poco da mangiare qua dentro, a parte appunto la pasta e questi ipotetici funghi. Io più li assaggio più non riesco a capire che cazzo siano. Non lo so, penso siano funghi, però non delle nostre parti, diciamo, per quello sembrano diversi. Però c'è una nocciolina, almeno quello la riesco a riconoscere. Però sì, a livello di sapore, forse appunto era il condimento che non mi aveva fatto piacere la prima volta questo tipo di pasta. Però adesso ti dirò che non è male. È buona, molto buona. Forse ti riempie anche un po' di più rispetto ai noodles normali, proprio per la sua grandezza. Però prima di strafogarmi direi di dare il nostro voto. Non prima di aver dato un'altra tirata.
L'unica cosa difficile di questi è morderli, perché hanno una consistenza strana, strana da mordere. Però, come dicevo, il nostro voto. Allora, a livello di sapore, non ti so dire molto, perché c'è poco da dire che sapore abbia, se non la pasta e il piccante, e mi sono riuscito a sporcare, fantastico. Però a livello appunto di insieme, fra la pasta, quei pochi ingredienti e la salsa stessa, io ti dico che non è male, un bel 7 a livello di sapore glielo do. A livello di piccante, anche lì mi sento di dargli un 7, perché se l'avesse comprato una persona ignara come me, vedendolo in sconto, mettendo tutto assieme, non accorgendosi del colore rosso sangue che questa cosa ha, e l'avesse assaggiata, sicuramente qualcosa l'avrebbe sentito. E per qualcosa intendo che l'avrebbe sentita bellamente. Però nell'insieme non mi aspettavo molto, perché quando vedi queste cose nel reparto tutte cose a sconto, il primo pensiero è il sapore che si è un po' lasciato andare, perché sai, di solito le cose in sconto sono quelle che stanno per scadere anche, o magari sono quelle che non hanno venduto abbastanza perché non piacciono, chi lo sa. Comunque, se dovessi trovarmi un'altra volta questa marca qui in particolare, potrei farci un pensiero se il prezzo non fosse alto. In ogni caso, quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo pranzo. Ciao a tutti!